Buongiorno ragazzi, eccoci qua! Ce ne sono appena andati i primi 1300 metri di salita che da Laives ci hanno portato a Nova Ponente. Adesso stiamo andando verso Pietralba. Devo dire, l'ultimo pezzo veramente duro, veramente duro. Dai, ci siamo. Anche oggi il giro interessante, peccato per il tempo, però poi ci aspetterà un single trail veramente tosto che scenderà giù a Raslago per veri enduristi, ragazzi. C'è qualcuno? Permesso? Mauro, dimmi qualcosa che ti sto riprendendo, digli. Cioè, noi la stiamo facendo a spinta, giusto? Ma è una grande soddisfazione, o no? Siamo al meglio. Esatto. Non come quell'altro che è andato su con 300 kN Newton. Old style, ma... Guarda, noi quando arriviamo lì, alla chiesetta lì, noi siamo contenti e appagati, morti ma appagati. Devo dire che è tosta, veramente dura, ormai è quarto d'ora, 20 minuti che saliamo così. Sempre bellissimo qua a Pietralba, eh! Ragazzi, altro che primavera! 3 gradi in questo momento! Fa freddo! Fa veramente freddo! Allora? Già, comunque è un sentiero pieno di neve. No. No, c'è un cazzo di neve, guarda. Non abbiamo spinto per un cazzo oggi. Anche oggi abbiamo dato. Diciamo che il freddo c'è un po' beccato, no? Intirizzito! La neve ci ha bagnato, quindi adesso vediamo se riusciamo con qualche piccolo trucco a ripararci. Ragazzi, sono 7 ore di bici, 1900 metri di dislivello, non fatelo, cioè... Grande Luchino, ce l'ho fatta, cazzo, vai veramente, ma che cazzo si prende questo la mattina? Che cosa, allora, ti droghi tu la mattina? Adesso inizia la discesa, speriamo di non morire, però ragazzi,
vi lascio la traccia, ma fatelo verso maggio, giugno, non adesso con la neve. Oppure se avete l'e-bike, un e-bike enduro come ce l'ho io. No, ma farlo. È duro lo stesso, ragazzi, lasciate stare, neanche lui l'ha fatto con le bike. Lasciate stare, aspettate un mesetto e mezzo e poi lo fate. L'incognita neve è stata dura. Allora? È bello tosto. Giro tostissimo. Complimenti a Scalzo che si è meritato il gelato, ragazzi. Cazzo, ragazzi, è stata dura. Purtroppo non abbiamo ripreso l'ultima discesa giù da Slago, che è bellissima. È tosta, perché è tosta. Però, ripeto, scaricatevi il giro, ma aspettate un mese e mezzo per farlo. Lasciate che la neve si sciolga.